le sequenze dei corridori di testa sulla salita del cambio. Erano quelle che il nostro operatore Enrico Veniera aveva potuto mandare in tempo, con l'aiuto di una staffetta in moto, al regista Giancarlo Tomassetti prima della chiusura della diretta. Venier è rimasto però in vetta al Gavia e ha potuto fissare sulla cassetta della sua telecamera un documento che riteniamo veramente eccezionale. Barderardo è questo? Sì. Oh, sei bravo Barderardo, sei un vero corridore. È un momento. Dai. Chiudilo bene, ecco, spero che la superi. Via. Cammino mani. Basta, grazie. Dai, ci diamo uno spintino, dai. Ci va troppo freddo. Massaggiatelo un po' lì. Si può? Chiudi, grazie. Io casco, che per il metti i guanti o senta giù però, Yo, las manos rígidas, totalmente, cuando llego a la meta, dopo la corsa, tutto, siempre con così. C'è dentro il bob. Vuoi mettere questa? Sì. Vai. Ma una giornata così fa di energie e quindi non tutti avranno recuperato la fatica di ieri. Fermasti qua no però, è tutta discesa, è freddo adesso, Dice Chial, leader, next leader, Franco Chioccioli, Assadit, 5 minuti, mezzo, 7 minuti, Assadit in questa giornata da voi, Perico Delgado, Cacabat, Bormio, e anche la possibilità di alcuni corredori. Assolutamente cansati per la sforza che hanno realizzato in questa giornata da voi, als homes protagonistes d'aquest Giro d'Itàlia, com poden veure en aquestes imatges que recullen l'estat amb el qual ha arribat el corredor de la Jewis Bianchi, Roberto Pagnin. Però no solament és ell el que es troba en aquesta situació, sinó altres corredors. Prima su un Gavia reso infernale dalla tormenta e poi lungo la gelida discesa. Sì, certo. Devo prendere il suo ciclo normale, poi non succede più niente.